Tre borse made in Italy, tre brand che ho test utilizzato. Testoni, Amato Daniele e The Lucky Leader. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Oggi andiamo a test utilizzare, come sto dicendo ultimamente, tre borse di cui già ho visto le recensioni. Faccio poi questi video tutti insieme perché mi riesce un po' più comodo rispetto al passato, che comunque riuscivo a fare un po', avevo un po' più di tempo. Adesso tra la bimba e altre cose di lavoro che sto cercando di riprendere a seguire, mi risulta abbastanza difficile avere il tempo per fare dei test di utilizzo singoli. Ma partiamo a bomba, partiamo da una delle borse. Questi tre brand hanno in comune il fatto che sono fatti in Italia, hanno tre storie territoriali molto forti. Parliamo di Puglia, in questo caso parliamo dell'Emilia, in questo caso qui parliamo sempre di Milano. Questi poli produttivi importanti ovviamente hanno delle dimensioni differenti. Parliamo di un prodotto un po' più industrializzato nel caso di Testoni, parliamo di qualcosa di molto più artigianale, molto semplice, quello di The Lucky Leader, è un artigianale un po' più sofisticato, quello magari di Amato Daniele. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, guardiamoci il test di utilizzo. La borsa di The Lucky Leader, quindi quella di Raffaella Embriani, l'ho utilizzata. Allora, il problema fra virgolette delle borse poco strutturate, come alcuni di voi mi fanno sempre notare, è il fatto che tendono ad appendersi un po'. Questa è studiata in modo che questa cosa avviene, ma non tantissimo. Poi ovviamente io l'ho super riempita, l'ho utilizzata prevalentemente con il manico perché mi piaceva di più rispetto alla tracolla, e la trovo più comoda sempre perché la tracolla con la catena non mi fa impazzire, ma poi mi dà fastidio che io le carico tanto. All'interno vabbè, fazzoletti, portafoglio, solito insomma disinfettante mani, portatrucco, salviettine, poi le chiavi, nel taschino ho messo chiavi, cuffiette, e ovviamente le chiavi possono andare tranquillamente anche qui, ma io sono scombinata e quindi scombinata alias insomma disordinata in maniera molto ampia, quindi da questo punto di vista fantastico. È una borsa che può essere facile da essere riposta perché vedi il materiale permette di piegarlo e tutto il resto. La pochette l'ho utilizzata anche con altre borse, e oltre ad utilizzarla con l'agenda, perché come hai visto ho un portagenda grande, l'ho utilizzata anche come portatrucco oppure in ospedale per portarmi delle cose, quindi comodissima da questo punto di vista. E il tessuto molto bello, molto fresco anche per utilizzarlo in estate. Dal punto di vista dei dettagli tecnici, per le cuciture, quando parlavo prima del prodotto artigianale un po' più insomma studiato, insomma artigianale, perché c'è sempre questa cosa che artigianale significa fatto a mano, significa non fatto bene, e non è così. Artigianale significa che è prevalentemente fatto a mano e significa fatto bene, perché se per fatto a mano, almeno per quanto mi riguarda, il mio come dire, il mio apice è Hermès, il fatto abbastanza bene non esiste in quel caso. Quindi io non voglio pensare che tutti siano Hermès, va bene, però artigianale significa quello, non approssimato, non perfetto, ok? Quindi quando c'è qualche difetto, qualcosa, non diciamo è artigianale tagliato a mano, diciamo semplicemente è stato un errore, faremo più attenzione. Per quanto riguarda le cuciture, il mio voto è 3. Per quanto riguarda la tintura, in questo caso la scelta del brand è una scelta di fare una tintura asciutta di pulizia che non gratta, anche perché il pellame è bello morbido, mi piace molto, e il mio voto è 4. Per la valutazione rifiniture, il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo, il mio voto è 4,5. È una borsa che quasi dico borsa con il portagenda e tutto il resto, quasi sempre economica, anche perché per la ricerca che ha fatto Raffaella, per tutto quello che c'è alle spalle e per il progetto che sta portando avanti, insomma, ci sarebbe da investirci un po' in più, quindi è una borsa che vale. Per la valutazione utilità, il mio voto è 4,5, anche perché è bella capiente, e quindi riesci un po' a vestire. Certo, devi fare attenzione quando metti le cose dentro a metterle in maniera ordinata, non come le metto io,
perché questa cosa permette di avere anche più un'armonia estetica quando cammini con la borsa. Però da questo, insomma, analizzando un po' tutti i punti di vista e l'utilità, per me la borsa è promossa. La borsa di testoni ovviamente a colpo d'occhio ti ricorda il modello di Chanel e quindi la riprende. Ovviamente c'ha questa stampa che riprende le T appunto del brand, la catena è bella importante, bella pesante e mi piace tanto, anche perché poi questo tipo di catena, questo tipo di accessorio è stato ripreso pure da altri brand tipo Gucci, che la utilizza per la Marmont come tipo proprio di aggancio eccetera eccetera, quindi va di tendenza su molti modelli. È un bel modello, è una borsa leggera, mi piace tanto, ha un ottimo profumo, mi fa impazzire e poi vedi l'ho bella caricata, quindi la sto utilizzando volentieri, dico la verità. Allora, all'interno cosa c'è entrato? Vabbè, fazzoletti, portafoglio, portatrucco, chiavi, poi nel taschino c'è inserito il telefono e le cuffiette. È una bella borsa veramente, ti ripeto, ovviamente come ti ho detto per Marina Volpe, anche queste stampe qui vengono fatte, queste trapuntature si chiamano, vengono fatte a macchina automatica, quindi c'è l'intervento umano, quindi c'è un operatore, però questi sono quadranti proprio studiati, trapuntati a mano, quindi la pelle viene scelta, viene doppiata, insomma c'è una lavorazione, è fatta a macchina automatica, quindi per le cuciture che vado a guardare ovviamente valuto queste qui che sono quelle lì fatte a mano, quelle lì fatte all'interno. Per le cuciture il mio voto è 4. Per la tintura, laddove c'è, che qui un po' all'interno, il mio voto è 4. Vedi, è bella compatta, pulita e tutto il resto. Per le rifiniture il mio voto è 4,5. Una bella borsa importante, ha un prezzo importante. Quindi per la valutazione qualità-prezzo torniamo sempre alla questione. È un brand che comunque è storico. Io l'ho comprata in saldo, quindi ho fatto un affare. Però è un brand, insomma, che si fa pagare. Ecco, mettiamolo così. Il voto, soprattutto se la compri in saldi, è 4,5. Per la valutazione utilità, 4,5, perché più di quello che pensavo, considerato che come capiente molto molto bene da questo punto di vista, quindi per me testoni è promosso e l'ho usata prevalentemente, ho detto, sotto braccio, perché insomma tracolla diagonale non è che è comodissima, poi poiché l'ho caricata un bel po', camminarci dopo un po' stanca. Amato Daniele è un brand made in Italy, molto diciamo studiato, e che si è posizionato alto. Mi piace perché è un giovane talentuoso, io l'ho contattato anche insomma online e sto ancora aspettando delle informazioni, quindi insomma chi di speranza vive disperato muore, si dice. Però detto questo, probabilmente fa molto più clamore qualcuno a cui viene regalato un prodotto che chi invece il prodotto se lo compra, però accettiamo, questo mondo di influencer è giusto pure così. Detto questo, questa borsa ha comunque una storia, è comunque un brand che ha una storicità, questo insomma trovi tutte le informazioni poi sul blog che sono andata a reperire un po' dovunque. E quello che, e che spero di integrare con le informazioni che sicuramente mi invierai, e quello che mi piace dire di questo brand è ovvio, è un bijou, ha un prezzo importante, ma l'ho voluto acquistare anche per far capire che un po' il prezzo non è direttamente correlato alla prodotto, quindi se noi guardiamo una cosa così, se ricordi io avevo acquistato anche una borsa di Pinco che aveva un bel costo importante e non è la grandezza del prodotto, del materiale, cioè tutta una serie di fattori correlati da abbinare all'acquisto di un prodotto del genere, che può essere l'esclusività, il fatto di avere un gioiello, cioè guardiamo la cosa un po' più a largo spettro, anche perché io faccio questi video divulgativi, acquisto i prodotti, ci metto tutto questo impegno proprio per dire che comprare prodotti originali, anche non di lusso,
significa sostenere i progetti. Non è detto che dobbiamo comprare una borsa di Gucci, Louis Vuitton, eccetera, per forza, perché esistono milioni di brand. Dare i soldi al mercato legale è fondamentale per questo. Quindi, per me, al di là che non posso fare grandi recensioni dal punto di vista, anche perché non c'è tintura, non si sono cusiture a vista, però questa è una borsa estremamente tecnica, perché, allora, faccio notare, piccolissima, quindi spazi piccolissimi in cui lavorare. Qua è staccato, diciamo, qui il bordo è tinto ed è, vorrei far vedere perché poi è nero su nero, però il bordo è tinto e invece esternamente è rimboccato, è tutto con bacia, quindi c'è precisione millimetrica nella lavorazione. Per quanto riguarda poi l'interno e quindi quello che sono le cuciture, e che riesco a vedere, c'è una, un bel lavoro anche da questo punto di vista. Infatti poi all'interno, dove c'è il blu, si vede magari di più pure la tintura. La tintura qui, diciamo che in linea di massima, tintura, cuciture, rifiniture, gli do un 4,5. Dici perché non 5? Che vada, devi andare a fiducia, insomma, che sia tutto perfetto essendo così micro, ma non metto, metto 4,5 per non dare 5, ma è un 5 sostanzialmente, mettiamolo così. Per quanto riguarda la valutazione qualità-prezzo, qua si apre un mondo, è un 4,5 anche questo, ovviamente ha un costo importante, ma le borse hanno proprio una base di prezzo che è molto alta, cioè si posizionano come brand del lusso, quindi insomma parliamo di, e come ti ho detto nel video, questo è un prodotto che ho acquistato il meno caro che c'era sul sito. Per quanto riguarda invece l'utilità, il mio voto, per quanto mi riguarda, cioè, fumassi, ci mettere le sigarette dentro, ma cioè, devi appallottolare i soldi a mazzetto, oppure c'è una variante, le card, una bella portacard che lui potrebbe dare, ad esempio, dove tu ce la metti nel portafoglio e ci metti il bancomat, una patente, un documento di riconoscimento, bello, vai spedito, telefono, diciamo, metti solo gli AirPod qua dentro perché non ce l'ha il telefono, almeno il mio, da notare, è più grande della borsa. Quindi, detto questo, per il voto utilità ovviamente è un 2, ma 2-1 perché veramente è una micro borsa, ecco, in questo senso, però per me assolutamente promosso. Siamo arrivati alla fine di questo video, fammi sapere quali di questi tre brand ti sono piaciuti, se hai visto le recensioni, se possiedi prodotti di Testoni, anche scarpe, tuo marito, magari qualcun altro, di The Lucky Letter o di Amato Daniele. Noi ci vediamo al prossimo video, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, resta aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.